300 posti auto gratuiti a 500 metri dal centro. Dopo mesi di polemiche e incertezze, l'ex caserma Prandina, quella che aveva ospitato centinaia di profughi quando sindaco era Bitonci, apre le porte e diventa parcheggio, ma solo per un mese, dal 1 dicembre al 7 gennaio. E per una volta maggioranza e minoranza sembrano d'accordo. Bello, no? Bellissimo, mi piace moltissimo. Non solo maggioranza e opposizione, tutte le categorie economiche, tutte le varie associazioni. Ho detto prima, queste non sono vittorie politiche, sono vittorie della città. A me piace l'idea che facciamo le cose assieme per la città. Gratuito ma non custodito, il parcheggio sarà temporaneo per un motivo molto semplice. L'area non è del comune ma del demanio, che la concede in via provvisoria. Ci sarà anche un servizio di risciò elettrici, quelli però a pagamento. È un aiuto ai negozianti. Vediamo come reagisce anche la città sotto l'aspetto del Corso Milano. Corso Milano è importante sotto l'aspetto della viabilità. Immagino che sarà un po' alla volta riqualificato anche Corso Milano, perché vuol dire che qua si entra con l'auto e si esce a piedi. La domanda è d'obbligo: cosa accadrà dopo il 7 gennaio? Risposta del sindaco: si aprirà un dibattito in città e saranno associazioni, residenti, commercianti e ristoratori a decidere cosa farne. Una parte della maggioranza però non vuole auto, ma verde e piste ciclabili. Il 7 si chiude e cominceremo un discorso partecipato, un programma partecipato. Prima bisogna acquisire le proprietà. Nessuno può mettere veti, non si fanno parcheggi, si fanno parcheggi. È una cosa partecipata, nel senso stretto, è una cosa troppo importante per Paolo, va vissuta dalla città. Legambiente fa sapere che, pur apprezzando lo sforzo dell'amministrazione verso la condivisione, considera il parcheggio un brutto regalo per la città, una delle più inquinate d'Italia. Meglio una pista ciclabile in Corso Milano. L'operazione è legata a doppio filo a via Anelli. Quando il comune avrà acquisito tutti i 140 appartamenti, ed è sulla buona strada, demolirà le palazzine e darà l'area allo Stato, che in cambio cederà l'area della Prandina, e solo allora si deciderà come utilizzarla.